Ci troviamo a Villongo, è presso la sede dell'Autotrasporti Mongodi. Io sono il titolare che sto pensando di passare il tutto alla figlia che con determinazione vorrebbe continuare il percorso da me iniziato 40 anni oltre. Io sono nato come autotrasportatore nel settore dell'edile presso fornaci e cementerie, ma dopo la crisi del 2009 mi sono dovuto reinventare tutto il sistema di lavoro passando nel settore industriale, anche nel settore del secco dell'alimentare, con molta fatica perché purtroppo gli anni della crisi ci hanno lasciato senza soldi, abbiamo avuto una decina di fallimenti, abbiamo dovuto sopportare, e questo grazie anche alla tenacia dell'impresa, ma soprattutto dell'imprenditore che ha saputo bensì accantonare negli anni il quanto poi in breve tempo ci hanno portato via queste istituzioni, questo modulo, diciamo, selvaggio di fare i concordati. Oggi devo dire che con capacità ma anche con volontà siamo ripartiti bene, ma la determinazione della figlia è quella che vorrebbe continuare a poter portare avanti la storia dell'autotrasporto Mongodi. Sono Nicole Mongodi, ho 23 anni e finiti gli studi mi sono messa in testa di incimentarmi in questa attività di famiglia. Mi occupo della parte amministrativa, della contabilità e delle banche, però essendo una piccola ditta artigiana alla fine tutti sanno fare quasi tutto, nel senso se c'è esigenza di occuparmi anche della gestione del traffico, mi cimento anche quello nella gestione del magazzino, delle bollettazioni, così mi occupo anche di quello. Nel nostro caso un po' tutti fanno tutto, bisogna darsi da fare. Oggi ci occupiamo di logistica medio-piccola, però di servizio al cliente. Cosa vuol dire? Che anche le nostre persone che lavorano interno a noi li abbiamo, diciamo, strutturate, create, preparate in modo che sono autosufficienti, sanno muoversi bene, sanno rispondere alle esigenze del cliente. Il cliente oggi è sempre molto esigente come documentazione, come qualità di servizio, tipologia di trasporto, saper consegnare in tempi, non solo a parole ma anche a fatti. Su richiesta da parte dei clienti, quando dobbiamo provvedere al picchi, cioè aprire il bancale e togliere i prodotti, noi ci occupiamo anche dell'imballo. Mettiamo il nostro bancale, mettiamo quanto viene richiesto, perché tutti gli ordini li riceviamo via email e in base all'ordine provvediamo anche a togliere i prodotti dai cartoni e provvedere a preparare il bancale secondo loro richiesta. Una delle nuove idee che appunto col team stiamo valutando è appunto quella di implementare la nostra piattaforma logistica. Ho notato che molte delle grandi ditte hanno appunto questa esigenza di esternare la loro logistica, affidarla ai loro trasportatori anche di fiducia per avere un servizio migliore. Ecco, noi questo ci terremmo appunto a darlo, stiamo facendo delle valutazioni per soddisfare le esigenze dei clienti. È un lavoro impegnativo, ma è la passione, la volontà e la professionalità che ci porta a farlo ancora.